stranamente non sofferta e non me l'aspettavo. Comunque, ogni volta che si andava allo stadio olimpico a affrontare la Roma, in questo caso, a parte che veniva quasi sempre fuori un pareggio, ma vabbè, ma comunque erano partite combattute, partite sofferte, appunto. No, oggi tranquillità assoluta. Nel senso che cioè proprio vedevi nel secondo tempo una sicurezza in difesa, veramente non lasciavano spazi. Insomma, poi nel primo tempo la Roma non ha visto palla, praticamente 3 gol in 40 minuti. Ma che Inter, ragazzi, ma che Inter è? Ma veramente oggi quasi perfezione, ve lo devo dire, oggi quasi perfezione, ma in generale l'Inter di Inzaghi gioca bene a calcio, eh? Gioca bene a calcio, e c'era gente che dopo una sconfitta, quella con la Lazio, già lo voleva fuori. Mamma mia, io questo pugno che ho ve lo voglio sferrare da tutto. Poi magari non vinceremo nulla, perché comunque vincere lo scudetto è durissima, eh? È durissima, non voglio che sia chiaro. Di chi dice che lo vinciamo a mani basse non capisce, perché è comunque durissima. Però, insomma, se diamo un segnale così contro una Roma, sì, in emergenza, ma comunque, anche se fosse in emergenza, secondo me, quasi nessuno, se non nessuno, avrebbe immaginato 3 gol in 40 minuti e una partita gestita, controllata e giocata in questo modo. Siate sinceri, siate sinceri. C'è che qualcuno che ci dice contro la primavera della Roma, ma sia sincero che non te l'aspettavi neanche tu questo 0-3. Sii sincero che non te l'aspettavi neanche tu. Allora, cosa dire di questa bellissima partita? Primo tempo, l'Inter trova 3 gol nel primo tempo, non mi ricordo da quanto tempo non succedeva. Il primo, Calhanoglu, che da calcio d'angolo riesce a mettere quel pallone lì che si infila sotto le gambe di Rui Patricio. Veramente, forse è stato anche un po' fortunato, però intanto far gol da calcio d'angolo ci devi proprio provare, perché non è che lo fai casualmente. Se fai gol da calcio d'angolo è proprio perché lo vuoi fare, come diceva Mastrangelo. E in quel caso lì è stato bravissimo a metterla, hanno dato in confusione i giocatori della Roma ed è riuscito a segnare il gol dell'1-0. Dopodiché, ma soprattutto dopo il gol del 2-0, il 2-0 è stato veramente un'azione fantastica. Da prima Correa e Perez che scambiano pallone sulla fascia, poi Calhanoglu scambio con non mi ricordo chi. E poi si libera sulla destra, è libero di crossare e metterla dietro per Dzeko, che segna il gol dell'ex. Veramente, questa è stata proprio una delle azioni che a me piacciono, da che sembra innocua, cioè dici, vabbè, lì non riesci a far nulla. Invece trovi quello sbarco, Calhanoglu che ti mette quel cross un po' arretrato lì, e Dzeko che segna il gol. Veramente, queste sono le azioni che proprio piacciono a me. E poi dopo il 2-0 praticamente 3 occasioni di fila, abbiamo avuto 3 occasioni di fila, e quindi il 3-0 sarebbe potuto arrivare anche prima, ma fa niente, ma non fa niente. Il 3-0 è arrivato comunque con Dumfries, che io veramente non ci potevo credere quando ha segnato. E tra l'altro che in precedenza aveva anche murato una conclusione nei pressi della linea di porta, quindi oggi Dumfries ha giocato bene, ma anche con lo Spezia ha giocato bene, quindi speriamo che veramente si stia riprendendo, come è successo a Calhanoglu, veramente dopo che i milanisti l'hanno insultato al derby. Veramente è cambiato, deve continuare così, perché ovviamente sappiamo che come Calhanoglu è che discontinuo, però veramente speriamo che continui così. Anche Dumfries, che con l'infortunio di Darmian potrà prendersi il campo che gli spetta, la posizione nel campo che gli spetta. Veramente oggi segna questo gol. Mi ha un po' ricordato quello di Dzeko col Sassuolo, cross praticamente dalla tre quarti di Perisic dalla sinistra, palla che paglia tagliata, arriva sul secondo palo e Dumfries in tuffo di testa la mette. Quindi questa è un po' una similitudine. No, vabbè, ma ragazzi, tre gol nel primo tempo contro la Roma all'Olimpico, fantastico, fantastico. Poi nel secondo tempo, ordinaria amministrazione dopo il 3-0. Cioè,
Certo, ovviamente se avessimo voluto, secondo me sta partita poteva finire 4-5-0, ve lo dico, non mi sbilancia, io ve lo dico senza peli sulla lingua, se avessimo voluto sta partita finiva 4, voluto 4-5-0, ma va benissimo, ma va benissimo, perché anche fare quella partita lì difensivamente perfetti, a parte qualche volta che abbiamo concesso, ma ci può stare ogni tanto, due occasioni ho fatto, due occasioni, una con Zaniolo, che dà l'illusione l'ottica del gol e l'altra non me la ricordo. Poi comunque abbiamo anche attaccato, eh? Cioè comunque non è che siamo stati proprio, abbiamo fatto solo possesso palla. Comunque nel finale ci abbiamo anche un po' provato. Ecco, peccato solo per Correa, che comunque l'ho visto in panchina in lacrime e spero non sia nulla. Ho letto problemi muscolari, quindi speriamo anche perché che non sia nulla, perché gli infortuni finora sono il nostro punto forte. Ecco, vedi Napoli, vedi Milan che sono messi peggio di noi. Speriamo di non cominciare anche noi con la parabola discendente, anche perché lo scudetto l'anno scorso l'abbiamo vinto perché c'era Pintus come preparatore atletico e praticamente non si è infortunato mai nessuno. E le partite le abbiamo sempre affrontate con i titolari. Ma oggi è stata una partita meritata, una vittoria netta e meritata, 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 meritata. E io la temevo questa partita, la temevo perché nonostante la Roma avesse tante assenze, si sa che fa sempre la partita della vita contro di noi, lo special one, ovviamente non lo consideravo perché comunque lui è molto professionale, non credo che sia stato lui a farci vincere, perché siamo stati noi che abbiamo affrontato questa partita benissimo, abbiamo giocato benissimo e abbiamo vinto benissimo. Cosa dire di più? Cosa dire di più? Primo tempo dilagante, secondo tempo, non dire impeccabile, secondo tempo saracinesca, ecco, saracinesca. E quindi io non ho più nient'altro da dire, speriamo di fare 9 punti con Cagliari, Salernitana e Torino, ovviamente poi queste sono le partite che mancano prima del girone d'andata. Speriamo di fare 9 punti perché 9 punti li possiamo benissimo fare. E non ho più nient'altro da dire. Ciao a tutti.